Ecco, considerate, come vi dicevo, dove c'è l'abbazia ci sono i chiostri delle comunità monastiche, l'aula dei pellegrini e poi l'ultima torre con la tagliata, lo vedremo molto bene da mare. Abbazia che i benedettini dedicarono a Santa Maria a Mare, quindi la festa patronale per i tremitesi è il 15 di agosto. Loro fanno una particolare processione in mare con le imbarcazioni e si fermano in una cala a celebrare messa. Curiosità, chi ad oggi che regge l'abbazia tra tante comunità monastiche che sono costituite nel tempo? Un monaco siriano benedettino, padre Massimo, regge l'abbazia perché l'abbazia è consacrata anche se viene utilizzata per le grandi celebrazioni. Per le messe quotidiane c'è una cappella nel municipio e poi c'è la chiesa di San Domino Vescovo. Padre Massimo faceva come si faceva una volta. La sera quando si attraccano le barche passa con la campanella. C'è la messa, dice padre ma noi siamo tutti in costume. Dio accoglie tutti. Quindi si riuniscono 10 fedeli per celebrare messa. Quindi è un po' come una volta, anche questa è la bellezza delle Tranidi. Quindi l'abbazia, sempre alle mie spalle l'isola di Capraia. Qui visioniamo la parte sud. Si vede l'antica costruzione del faro, ne vedremo uno simile a San Domino, adesso funziona la colonnina automatica accanto. Parte sud dove è immersa la statua di San Pio a 13 metri di profondità, che è stata una donazione della regione Puglia ai subacquei delle Tramiti che proteggono quest'area di riserva marina e rappresenta la sagoma di San Pio con le braccia aperte, una statua in bronzo. Rivolte proprio verso l'abbazia in simbolo di protezione. Noi simbolicamente chi vuole con il tour dell'arcipelago una volta circonnavigato San Domino arriveremo proprio lì in quel punto, butteremo l'ancora, mettiamo la scaletta e chi vuole può fare un bagno dalla barca. Non vi preoccupate perché chi magari non sa nuotare a conclusione del giro andiamo a San Domino sulla spiaggetta e potete fare un altro bagno, ok? Parte sud di Capraia che degrada, vedete, dolcemente verso il mare, molto diversa la parte nord, la vedremo a picco sul mare, alle scogliere a picco e raggiunge anche le massime profondità sotto costa, dai 50 agli 80 metri, quindi è la meta gettonata dai subacquei esperti. Considerate che da Capraia a 12 miglia si ha Pianosa, che non è visibile. Pianosa è alta soltanto 16 metri, quindi considerate nelle grandi mareggiate invernali anche completamente sommersa. Poi cosa abbiamo? Cretaceo, si vede molto bene, giallastro, con accanto lo scoglio calcareo della Vecchia, anche qui legato a una leggenda, si dice che si intravedeva una vecchia affilare la lana che preannunciava la tempesta. Quest'anno è stato dedicato a Lucio Dalla questo scoglio perché avrebbe compiuto 80 anni e lì era uno dei suoi tanti punti in cui prendeva l'ispirazione. Ok? Poi abbiamo la bellissima estensione della parte sud principalmente di San Domino. Vi dico qualche dettaglio, mi seguite così anche per la pausa, avete già le indicazioni perché abbiamo una bellissima visuale. Parto da destra, la punta più brulla, punta Diamante, al di là di quella punta avremo tutto il lato nord. Lato nord che a differenza del lato sud con questa pinetina originaria, questa pinetta fatta dai pini d'Aleppo che sono tipici dell'ecosistema mediterraneo, qui si affacciano sul mare. Lato nord vedremo un fenomeno dato proprio dai venti di nord, questa vegetazione è tutta piegata verso l'interno, quindi la parte diciamo del bagnasciuga è brulla e i pini sono piegati a 90 gradi, sembrano cespugli, si dice effetto pettinato dal vento o a bandiera, perché i forti venti tipo come quelli di tramontana perenni creano questo effetto ed è la zona proprio relativa agli antichi campeggi nonché attualmente dei villaggi, vedremo anche il touring club. Poi cosa abbiamo? Quei tre scogli a punta che vedete, li vedremo poi da vicino con l'imbarcazione, sono detti pagliai o faraglioni, ricordano quelli di Capri con la relativa spiaggetta bianca accessibile soltanto da mare. Poi abbiamo i due bracci del porto, vedete? L'unica strada che porta su al centro turistico fondata dalla fine 800. La parte del porto, quella a destra dove vedete tutte quelle barchette, la parte più antica, quello è il porto degli schiavoni, che erano gli slavi un tempo che praticavano la pesca delle sardine. Il molo nuovo, poi abbiamo quello scoglio, detto la toppa giallastro, con accanto Cala delle Arene con gli ombrelloni.
Ecco, Cala delle Arene è la cala in sabbia più vicina, accessibile anche per la pausa, per fare un bagno. Chi è attrezzato invece con le scarpe da scoglio può usufruire anche dei punti scoglio. Ok? Poi segue la bellissima Cala Spido, che vedremo da vicino, una cala completamente rocciosa.